pazienti affetti da disturbi psichici impegnati nell'abbellire i giardini e nel mettere le mani nella terra per occuparsi della cura della produzione di ortaggi e piante aromatiche. È stato presentato nella sala conferenze di La Mascotella Molfetta il progetto Coltiva la Mente, l'Orto Solidale, un'iniziativa terapeutica avviata da gennaio scorso, pensata a beneficio degli utenti seguiti nel centro di salute mentale e inseriti nelle strutture riabilitative del Consorzio Metropolis, con l'obiettivo di promuovere l'inclusione sociale e favorire il ripristino delle abilità cognitive dei pazienti. In un progetto di riabilitazione psicosociale e di apertura alla cittadinanza, al fine di promuovere delle buone pratiche in salute mentale e di sensibilizzare tutta la cittadinanza al tema della lotta allo stigma e del contrasto all'isolamento che è tipico delle persone con problemi di salute mentale. Noi auspichiamo un coinvolgimento molto ampio di tutta la cittadinanza e speriamo che questo progetto possa assumere la rilevanza che merita, essendo nell'ambito delle attività di riabilitazione del centro di salute mentale un progetto di punta. Il progetto Coltiva la Mente, Orto Solidale a Molfetta è stato promosso dal responsabile del centro di salute mentale di Molfetta in collaborazione con il Consorzio Metropolis e le associazioni La Breccia, Connubio e Hauser, per un'iniziativa che proseguirà nel tempo, fortemente voluta e sostenuta dalla locale amministrazione comunale. È una integrazione effettiva tra produzione, terapia e contatto con gli altri, attraverso la valutazione dei cinque sensi, perché stare a contatto con la terra sicuramente dà questa grande possibilità terapeutica, e non solo per i pazienti psichiatrici, ma per tutti i cittadini, visto che c'è una sindrome diffusa da deficit di contatto con la natura. Quindi un progetto che sicuramente è stato valido e che noi abbiamo intenzione di continuare nel tempo.